Prima di tutto, chiariamo una cosa. La vostra Italy e la nostra Italia sono due cose differenti. E con questa citazione del giornalista del Corriere della Sera e profondo conoscitore della cultura americana Beppe Severgnini, che si apre l'ultimo articolo sull'Abruzzo, scritto da Linda Dini Jenkins sul blog Travel the Right Way. Le parole di Severgnini rendono appieno l'idea della diversa visione che gli americani in vacanza hanno sempre avuto del nostro paese. Italia vuol dire Roma, Napoli, Milano, Venezia, Firenze. E la nostra regione? Un'indefinita macchia verde. Fortunatamente da un po' di anni questa immagine dell'Italia sta cambiando, il turismo si fa più consapevole e l'Abruzzo è diventato sempre più la meta preferita da molti americani che si informano e cercano qualcosa di diverso, un misto tra relax, buona cucina e paesaggi spettacolari. In Rome and Florence and Venice, where most American tourists go, maybe where most everybody, goes, at least goes at first, has a certain kind of experience, and it's a wonderful experience. But to me, at least, and I think to a certain kind of traveler who's interested in food, who's interested in the beauty of surroundings and not just a big city, who's interested in relating with the people in the town and really finding out about the history and it's an overused expression, but finding a more authentic experience. That's what you have to offer here. Molte le star hollywoodiane che hanno comprato casa in piccoli borghi immersi nel verde, come per esempio l'attore statunitense Michael Madsen, che ha recentemente acquistato una casa a Fallo, un paesino di 150 abitanti tra Villa Santa Maria e Quadri, in provincia di Chieti, o la cantante Madonna, originaria di Pacentro, che lo scorso aprile si è aggiudicata un'abitazione in centro storico a Spoltore. Per non parlare del regista e attore Randall Paul, che si è trasferito in pianta stabile a Miglianico con l'intenzione di fare dell'Abruzzo un set a disposizione delle più grandi produzioni estere. Ma come mai, nonostante la nostra regione non abbia fatto molto in materia di pubblicità del territorio in zone del mondo come gli Stati Uniti, le presenze turistiche da lì provenienti aumentano di anno in anno? La risposta è da ricercarsi in due fenomeni. Uno è quello del turismo nostalgico, ovvero figli e nipoti di immigranti abruzzesi in America che tornano in regione con lo scopo o di ripercorrere la storia della propria famiglia o per non far dimenticare ai propri figli, ormai naturalizzati americani, le loro radici italiane. L'altro è costituito dai blogger che, come la stessa Jenkins, entrano in contatto con le bellezze della nostra terra, ne rimangono folgorate e decidono di spargere la voce su internet raccontando la propria esperienza. Articoli e storie che vengono poi riprese da grandi giornali come il Boston Globe o il New York Times. Sul suo blog Travel the Right Way, la Jenkins descrive minuziosamente i suoi viaggi in Abruzzo, fornendo le informazioni essenziali a coloro che vogliono seguire le sue orme, offrendo anche la possibilità di piccoli tour da lei stessa organizzati. Tanti gli articoli con al centro la Valle Pellini e Sulmona, dove tra l'altro la scrittrice possiede una casa insieme al marito ed una coppia di amici, ma numerosi anche quelli del resto dell'Abruzzo. Tra una visita all'agriturismo Porta dei Parchi di Nunzio Marcelli ad Anversa degli Abruzzi gustando formaggi locali, una passeggiata per Corso Viglio a Sulmona sgranocchiando qualche buon confetto, una visita dentro d'acqua e divertenti corsi di cucina con Antonella dell'Hotel Meeting Santa Croce, per carpire gli antichi segreti della pasta fatta in casa, questi piccoli ma grandi ambasciatori dell'Abruzzo negli Stati Uniti sono diventati promotori di un modo nuovo di scoprire la nostra regione. Fatto di rapporti umani, di quel passaparola genuino e sincero che solo chi ama veramente questa regione può offrire.